Amici del canale, oggi devo farvi vedere questa basetta, l'ho acquistata su internet, non è ovviamente originale, non ha un brand famoso, è solamente compatibile con i dispositivi che si ricaricano wireless, quindi andiamo a vedere un po' questa basetta wireless, come si comporta. Ed eccola la wireless charger acquistata su Vinchan. Devo fare veramente i complimenti a questo shop, si trova online, io l'ho trovato su eBay. Vinchan veramente rapidissimi nel consegnare i prodotti. Acquistata ieri, stamattina, era già nella mia cassetta della posta, veramente bravi. Comunque, wireless charger, andiamo a vedere cosa c'è all'interno della confezione. Innanzitutto un po' di caratteristiche: diametro 69, 9 mm di spessore e peso 50 grammi. Il contenuto, il caricatore e il cavetto micro USB. Andiamo a vedere nello specifico di cosa stiamo parlando. Sto aprendo con voi per la prima volta tutto in diretta. Ci sono tanti colori di questa basetta che è circolare. Guardate quanto è piccolina anche in confronto a un connettore di ricarica. Questo è il fast charger della Samsung originale. Guardate anche voi, veramente piccola, si tiene in mano, sembra un frisbee in miniatura. In basso abbiamo una guarnizione dello stesso colore della guarnizione principale, serve secondo me per fare grip, per non far scivolare la basetta sul tavolo. Guarnizione anch'essa circolare qua in alto per tenere fermo il telefono e niente più. Ingresso micro USB e indicatore di stato, quindi quando il telefono è in carica e passa la carica, questo dovrebbe essere un LED che si illumina. C'è anche il cavettino micro USB e guardate anche voi come è composto. Andiamo a vedere se funziona il tutto, cerchiamo una presa di corrente e vediamo se funziona. A questo punto ho tutto l'occorrente, andiamo a collegare il cavetto alla nostra basetta circolare collegato e vedete il LED che si è illuminato. Adesso andiamo ad appoggiare il nostro Samsung, vedete acceso col 56% di batteria. Andiamo semplicemente ad appoggiare il Samsung sulla basetta, vediamo che succede e vedete ricarica wireless. Adesso il telefono è sotto carica. Per capire che è sotto carica, LED, vedete che vi dicevo prima, si illumina di celeste. Quindi una ricarica wireless che funziona. Andiamo a togliere il telefono, il LED si spenge e andiamo a riappoggiare. E vedete, parte la ricarica. Questa è la funzione principale dei caricatori wireless, quindi un caricatore wireless che funziona, ovviamente non carica velocemente come col cavo fast direttamente a parete. Ci sono caricatori anche fast wireless, ma costano ovviamente di più. Questo caricatore lo potrete trovare sul sito di Vinchan, sullo shop di Vinchan o Vinchian, non so bene come si dica, ha un costo veramente basso, 10 euro spedizione inclusa. Bene, ringrazio il negozio per avermelo mandato in maniera così veloce e ragazzi, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video sul canale di The Ciasti. Ciao ragazzi!